Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con In Primo Piano, arte, politica, cultura e attualità a tutto tondo tra Umbria e Toscana. Questa sera torniamo nella mia terra di origine, città di Castello, anche se oramai sono tanti anni che non ci abito più, e lo facciamo con, e credo sia la prima volta da Presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello, Luciano Bacchetta. Buonasera, buonasera. Come stai? Abbastanza in bene. In forma smagliante. Beh, smagliante è il termine eccessivo, diciamo abbastanza bene. Ti vedo molto in forma, Luciano. Senti, faremo il bilancio di questi 2 anni e qualche mese da Presidente del Consiglio, ma tant'è, te lo sai, la stringente attualità ci dice, regionali, comunali, europee, di tutto e di più. Il 2024 è un anno davvero spartiacque. E parleremo anche di questo. Ma ad oggi cerchiamo anche di fare davvero un bilancio di questo ruolo da Presidente del Consiglio Comunale, che mi dicono davvero super partes. Cioè, lo dico, non dovrebbe essere strano, però Luciano Bacchetta è il presidente di tutti. Beh, ovviamente il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale, intanto buonasera, grazie per l'invito. Il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale è molto diverso da quello di sindaco o da assessore. Il sindaco e l'assessore svolgono una funzione esecutiva di scelte amministrative, quindi gioco forza sono nell'agone della polemica politica quotidiana. Il Presidente del Consiglio Comunale invece svolge una funzione diversa, non a caso io ho manifestato, come dire, la mia simpatia per quel ruolo fin dall'inizio della legislatura, perché è un ruolo che ovviamente è, come dicevi tu, super partes, deve garantire la correttezza del funzionamento del Consiglio Comunale, la tutela e la valorizzazione di tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, per cui è chiaro che non è un merito, è un dovere cercare di essere il più obiettivi e super partes possibile, anche questo è nell'interesse di tutti. Io cerco di farlo ovviamente con quel po' di esperienza amministrativa che ho maturato negli anni, spero di svolgerlo con la massima correttezza e soprattutto trasparenza, perché poi viviamo tempi piuttosto complessi nei quali ovviamente il cittadino deve poter essere messo nelle condizioni di capire quello che accade. Molto spesso la politica invece fa l'esatto contrario, più le cose sono nebulose, confuse, complicate, e per qualcuno meglio è. Invece bisogna essere lineari, chiari, affinché i cittadini possano valutare, comprendere e giudicare, perché viviamo in una democrazia nella quale il voto deve essere una espressione matura. Purtroppo vediamo che la grande diminuzione di elettori, di votanti, cioè a ogni elezione c'è una emorragia di partecipanti, è un segnale chiaro e molto brutto di come le istituzioni, la politica, i rappresentanti della politica abbiano perso nel corso degli anni credibilità, e questo direi che è il vero obiettivo che si devono porre tutti coloro i quali fanno politica, ridare credibilità alle istituzioni. Tu dici riportare quel 45% di persone che non si recano più alle urne a votare, perché poi alla fine si parla tanto, Luciano, ma il primo partito d'Italia è il partito dell'astensionismo. Sì. E questa è la vera sconfitta della politica. Eh certo, ma quando hai ballottaggi, accade anche da noi ovviamente, la percentuale dei votanti sfiora il 50%, cioè la metà, è chiaro che è una sconfitta di tutta la politica, perché vuol dire che non c'è interesse rispetto a scelte dirimenti. I ballottaggi si sceglie il sindaco alla fine, no? E quando la percentuale è in alcuni casi del 50, in altri casi anche inferiore al 50, vuol dire che i cittadini non hanno interesse, non hanno un interesse a votare, e questo è un segnale pesantissimo. Senti, detto che ci sta che ci sia anche il ricambio, no? Dei politici e città di Castello, certo. Da questo punto di vista, nel nuovo parlamentino tante facce nuove, sì. Questo è vero, c'è anche da far di conto che soprattutto città di Castello, beh, noi siamo stati abituati ad una classe dirigente che metteva al centro la politica. Sti ragazzi chiaramente hanno bisogno di fare un po' di esperienza, no? Tu da Presidente del Consiglio Comunale come cerchi di, cioè, gli dai dei consigli, cerchi di guidarli, cerchi di fargli capire come muoversi? Ti chiedono magari a volte, ma come potrei fare per, oppure come si dice, fanno il loro percorso
e quello che è stato. Beh, indubbiamente, chiaramente il noviziato in tutte le cose, quindi anche in politica, si paga, c'è un dazio inevitabile di inesperienza che va colmata. Detto questo, io non me la sento di dare consigli, anche perché non vengono richiesti, per cui è giusto che, diciamo, chi governa oggi faccia la sua strada, la faccia nel modo migliore possibile. Quando si tornerà a votare, speriamo, che vengano raccolti i frutti auspicati, per cui onestamente no, non do consigli. È anche giusto cercare di fargli fare il percorso che devono No, fare ma con anche gli perché. errori che Cioè, tutti devono ma anche perché fare non sono richiesti, fra l'altro, quindi io sono una persona educata. per. Beh, te dici, se fate una domanda io rispondo, se non me la fate non cerco che magari. Assolutamente. Anche perché giustamente, come dicevi tu prima, il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale deve essere super partes. Allora, poi Ecco, a analizzeremo questo mi perché il attengo. 2023 è stato un anno a pieno regime, eh? Tanti consigli comunali, tante Sì, commissioni. ma devo dire che i consiglieri comunali, e qui non faccio distinzioni di partiti, di liste, di appartenenze, maggioranze, minoranze, i consiglieri comunali, anche, forse perfino soprattutto questi più giovani, alla prima esperienza ci mettono tanto impegno, tanta passione, in maniera encomiabile, questo è un fatto positivo, anche perché, come dicevamo prima, se vogliamo che la gente torni a votare, se vogliamo che i cittadini tornino a esprimere il loro orientamento, è chiaro che la politica deve essere credibile, per cui questi consiglieri comunali, che fra l'altro non hanno stipendio, perché poi sono delle leggende metropolitane, no? Il consigliere comunale prende un gettone miserrimo, lo fa solo per passione e per senso civico. Questi consiglieri comunali sono in teoria l'espressione dei cittadini, per cui è chiaro, anche di quelli che non li hanno votati, paradossalmente, anche di chi non è andato a votare, perché il consiglio comunale è il massimo consesso cittadino. Per cui direi che questo loro impegno, secondo me, è molto positivo. Poi chiaramente c'è sempre una selezione e una scrematura naturale nel tempo, ma mi pare che ci sia un bel impegno. C'è anche molto rispetto tra le parti, vedo. Cioè non c'è Sì. un clima aggressivo. No, beh, poi chiaramente i climi aggressivi dipendono anche dalle persone, dai caratteri, essendo quasi tutti nuovi, non avendo, come dire, incrostazioni del passato, rancori, invidie, polemiche che magari ci possono essere stati 5 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, è chiaro che sono persone sicuramente molto più serene da questo punto di vista, e questo, ripeto, è un fatto positivo. Non te l'ho mai chiesto, ma gli ultimi 6 mesi del secondo mandato sono stati, credo, passami il termine, difficili da digerire, perché ci sono stati molti cambi di casacca, a me non piacciono, ma io l'ho dichiarato pubblicamente, no? Io farei una legge contro i cambi di casacca, cioè per me deve essere legge. Col senno di poi. Sei riuscito a recuperare un rapporto di amicizia con chi magari in quel momento ha fatto una scelta diversa da quella che aveva fatto 5 anni prima? Non faccio i nomi, ma tanto sai di chi parlo. Sì, ma ovviamente quando finisce la parabola amministrativa di un sindaco, fra l'altro io sono stato sindaco 11 anni e mezzo, neanche 10, perché poi è stato il Covid, eccetera, e, come dire, c'è la tendenza al riposizionamento, e alcuni magari pensano di riposizionarsi altrove, perché magari diciamo, quel gruppo che si è sviluppato attorno a chi guidava la città non ci sarà più. È stato un grave errore, mi pare, perché poi chi è andato altrove è all'opposizione, qualcuno non è stato neanche eletto, per cui mi pare che il segnale sia stato piuttosto chiaro. Il recupero dell'amicizia, ovviamente l'amicizia deve essere fatta anche di stima, di affetto, è una cosa complessa, l'amicizia. Beh, poi alla fine anche di fiducia, no? E certo, ma poi capisci, c'era stata la vicenda del Covid, che per un sindaco è un fatto assolutamente drammatico, anche sul piano personale, perché ti trovi coinvolti in prima fila, le persone che muoiono, tanti ricoverati in ospedale, tanti problemi
collaterali per l'economia, per la vita quotidiana, e per cui vivi solo quello come sindaco, non vivi altro, e poi magari una mattina ti svegli e scopri che invece altro, non pensate all'altro. Senti, tornando a questi, parliamo anche un po' di questi 11 anni che hanno davvero cambiato il volto di Città di Castello, perché Città di Castello ha vissuto un rinascimento da quel punto di vista. C'è qualcosa che avresti voluto fare che non sei riuscito a fare, che magari, chissà, se passasse la legge del terzo mandato avresti potuto fare? Beh, intanto ti ringrazio per i complimenti. Beh, no, ma non lo dico io, tanto cioè, si è visto quello che è stato fatto in questi 11 anni. Grazie. No? Beh, io mi sono impegnato molto, poi si fanno tanti errori, chiaro. Beh, il mio più grande rimpianto è Piazza Burri, che avremmo già realizzato se non ci fosse stato il Covid, perché c'è un accordo di programma con l'associazione, con la Fondazione Burri, chiarissimo, che è una specie di contratto, tra virgolette, a cui bisogna dar seguito. Se non ci fosse stato il guaio del Covid, che ripeto è cominciato nel marzo del 2020, determinato ad aprile 2022 più o meno, quindi è stato un lasso di tempo molto lungo e anche drammatico, e lì tutto si è fermato in qualche modo, purtroppo, oltre che la vita delle persone anche anche l'attività amministrativa, perché c'erano altre emergenze. Probabilmente Piazza Burri sarebbe già stata realizzata, ma auspico ovviamente che il mio successore la porti a compimento. Anche perché credo che quella sia davvero la chiusura di un cerchio e di una programmazione, sì, esatto, di 20 lunghi anni, perché poi alla fine sì, la riqualificazione, lo ricordiamo, è partita 20 anni fa. Beh, ed è arrivato. Scusa, il primo progetto partì addirittura col sindaco Pannacci, insomma, sì, su carta ovviamente, ma partì col sindaco Pannacci, per cui credo che sia ora di realizzarla, e credo che per la città sarebbe un fatto molto molto importante, perché abbiamo lavorato prima chi mi ha preceduto, poi io, su un recupero importante dal punto di vista urbanistico del centro storico, cito a caso Piazza Gabriotti, il corso, il quartiere Prato, le mura orbiche, sono tutte cose che sono state realizzate nel periodo scorso. È chiaro che, diciamo, la ciliegina sulla torta sarebbe, oltre che Piazza del Marchese Paolo, che ho visto che il nuovo sindaco ha giustamente programmato, anche Piazza Burri. Beh, io credo che sia anche lecito auspicare e sperare che venga sistemato anche il vecchio ospedale di Città di Castello. Beh, quella è una storia molto dolorosa. Perché lì è la novella dello stento, no? Non si riesce a capire di chi è la colpa, perché cambiano le maggioranze, cambiano i colori, ma il problema rimane. Allora, lì siamo chiari, perché poi dicevamo all'inizio che le persone non votano perché non c'è chiarezza spesso. La proprietà è della regione, indiscutibilmente. La quale regione, nel corso degli anni, e vada bene, io non distingo fra destra e sinistra in questo caso, la coalizione nel corso degli anni ha sottovalutato questa vicenda. Tu pensa che diciamo, il nuovo ospedale è stato inaugurato nell'anno 2000, no? Quindi di quanti anni fa parliamo? 24. Nel corso di questi anni andavano fatti dei progetti concreti per utilizzare il vecchio ospedale, perché non solo occorrono risorse ingenti, ma bisogna anche sapere cosa si fa lì dentro. Io modestamente l'avevo creato un progetto con grande fatica, che era quello della città della salute. Avevamo trovato insieme ad altri anche le risorse, poi la regione, diciamo, ha fatto un'inversione ad U e oggi ancora è lì. Sicuramente verranno, perché è inevitabile, programmate interventi di messa in sicurezza, perché poi c'è anche un problema di questo tipo. Però è chiaro che risistemare il vecchio ospedale, iniziare la risistemazione del vecchio ospedale senza avere in mente cosa se ne fa, diciamo, è rischioso e anche inutile. Bisogna sapere cosa si vuol fare nel vecchio ospedale. Ripeto, io la proposta l'avevo fatta, che era la città della salute, era una proposta che ritengo validissima, però vedo che sono state fatte oggi scelte diverse. Si va anche verso, credo di aver capito, ma poi ogni mese cambia quella storia lì, la possibilità di un project financing e di una sede distaccata di un'università.
tra le tante opzioni, Luciano, ho sentito anche questa. Sì, beh, questa è una vecchia idea che c'era, ma poi alle idee vanno date le gambe. Onestamente, noi le avevamo date le gambe al progetto, quella città della salute, perché, ripeto, avevamo trovato anche le risorse. Poi qualcuno, come la procuratrice del Corte dei Conti, ha detto che queste somme erano state distratte dalla loro destinazione naturale, cosa ovviamente non vera, come poi è stato accertato ampiamente, per cui credo che non, da questo punto di vista va ripreso un percorso necessario, perché quella è una struttura troppo imponente, troppo ingombrante, troppo grande per non essere utilizzata e lasciata all'abbandono. Allora, io credo che poi alla fine si debba anche cercare di dire le cose come stanno, no? Tu in questi anni ci hai abituato a dire le cose come stanno e a volte hai anche pagato per aver detto le cose come stanno, però Come ti fa stanno? onore Ovviamente dal mio punto dal di tuo punto di vista, vista. non è Io detto che abbia ragione. credo però che su quel discorso del vecchio ospedale ci debba essere anche un'assunzione di responsabilità. Perché Indubbiamente. l'edificio, Luciano, oramai credo, sbaglio se lo definisco pericolante. Sicuramente fatiscente Fatto, e potenzialmente pericolante. allora io dico, ci si deve attendere cosa per metterci mano? Perché intanto è un patrimonio della città. Ristrutturarlo rilancerebbe enormemente il centro storico. Sicuramente sì. Perché poi dopo alla fine, però non riesco davvero da cittadino comune a capire quali problemi ci siano per sistemarlo, perché allora a questo punto si aliena il bene, lo si vende, si trova Un amatore? un amatore che decide di prenderlo, che però lo ristruttura. Anche lì c'è un tira e molla, no? C'è anche un dare la colpa di solito alla regione. Io però credo che alla fine la responsabilità di un amministratore sia quella che debba dare davvero delle risposte. Sono 25 anni che Dal l'ex, 2000. è dal 2000, 24 anni che l'ex ospedale è in quelle condizioni. Credo che non dobbiamo aspettarci qualcosa di grave per dire potevamo farlo prima, no? Sì, ma non c'è solo il problema del potenziale pericolo, ovviamente, che poi ci sono gli strumenti normativi con la messa in sicurezza. C'è il problema, ripeto, progettuale. Perché quella struttura è situata nel cuore del centro storico. Se viene utilizzata finalizzandone appunto la progettualità a cose che sono utili per il centro storico della città, è un valore aggiunto, altrimenti rischia di essere quello che è oggi, un bubbone. E quando si parla di regione, almeno per quanto mi riguarda, altri dicono quello che vogliono, ovviamente ognuno ha le sue opinioni. Io non faccio un discorso, Michele, strettamente di coalizione, perché io trovai grande difficoltà anche con la giunta di centro-sinistra della regione. Alla fine riuscì a spuntare un finanziamento grazie, diciamo, un po' al mestiere, alla capacità di muovermi. La giunta successiva, poi quella della Presidente Tresei, addirittura, diciamo, tolse quelle risorse che erano destinate. E oggi sembra che voglia intervenire, sembra, ed è auspicabile. Però io non ho mai fatto distinzioni di colori da questo punto di vista. Anche perché, lungi dall'essere campanilista, vediamo che in altre città, sui vecchi ospedali, ci sono già progetti e finanziamenti. E I questo lavori, è lavori. E sì, i questo lavori. non va bene, insomma, no? Perché Città di Castello è la quarta città dell'Umbria, ha un PIL, e non è un modo di dire, di gran lunga superiore alla gran parte delle altre realtà, è uscita l'economia tifernate, questo mi fa molto felice, mi rende orgoglioso, è uscita dal Covid sana, robusta, è un'economia che va avanti e ha grandi potenzialità, è uscita dal Covid in condizioni buone, non era facile. Durante il Covid la gran parte delle aziende tifernate hanno continuato a lavorare. È vero,
mentre altrove questo non accadeva, da noi hanno continuato a lavorare e questo ha permesso loro di reggere l'urto e di andare avanti. Cosa diversa, ahimè, il discorso delle piccole attività, degli artigiani, e delle attività commerciali, quella è un'altra storia. Però anche purtroppo. Lì, no, Luciano, ogni campagna elettorale c'è il refrain, lavoriamo per il rilancio del centro storico, siamo vicini ai commercianti e alle attività del centro storico, ma un sindaco ed un'amministrazione comunale non hanno potere di rilanciare un quartiere rispetto ad un altro, perché è l'economia che decide. Questo è indubbio. Dove si sposta, no? Ora, probabilmente una scelta sul vecchio ospedale di qualità, certo, sarebbe il volano per far ripartire l'economia del centro storico. Esatto. Che tu mi insegni, noi oramai non più, è fatta di giovani. Cioè, quando noi eravamo giovani, in piazza era pieno. Pienissimo. Ci vai ora, no? Era pienissimo. E allora dico io, e le attività erano fiorenti. Sì, beh, sicuramente sono in parte cambiate anche la attitudine. Sì. Adesso non banalizziamo, sicuramente sono cambiate in parte anche molte abitudini. Oggi ci sono tanti bar o ritrovi o luoghi di quartiere che diciamo disperdono un po'. Però è chiaro che l'amore per il centro storico, il fatto che il centro storico, la piazza sia l'agorà, sentimentalmente, emotivamente, ma credo giustamente deve essere un obiettivo da continuare, sì, a perseguire. Sì, però non è che l'amministrazione può decidere se sia rilanciare o meno. Lì ci vuole davvero un connubio tra organi, cioè fra comune, regione e forse anche fondi europei, si decide di investire. Tu te pensa, Piazza Burri e appunto, l'ex ospedale, a quel punto trovi la quadra. Ma difatti erano questi due grandi obiettivi che spero verranno raggiunti. Perché erano finalizzati a tornare a rendere il centro storico il cuore pulsante della città. Allora, senti Luciano, altro capitolo che ti ha visto più volte salire, cioè metterti davanti a tutti anche sbattendo i pugni sul tavolo, e parlo di ospedale di Città di Castello, che io considero, Luciano, un'eccellenza, perché il mio babbo ha avuto problemi quest'anno 3 volte ed è stato curato come un bambino, cioè davvero, e da una certa età. L'amore, la passione e la professionalità a Città di Castello ci sono. Ora, io vorrei cercare di capire, ma tutto questo allarmismo che monta, tu che ora lo vivi da osservatore esterno, ci dobbiamo preoccupare o sono le classiche schermaglie di partito? Perché un giorno c'è un comunicato, il giorno successivo ce n'è un altro, tanto non sto a parlare di nomi e di partiti politici, ma c'è chi attacca e c'è chi difende. Ma lo stato dell'arte, davvero, qual è? Allora, l'ospedale di Città di Castello l'hai detto tu, in maniera molto efficace, parlando delle tue esperienze personali, è un'eccellenza assoluta, perché ha delle professionalità incredibili, e quello di professionalità non parlo solo di medici primari, parlo di infermieri, parlo di OS, parlo di tutti gli operatori. C'è una professionalità incredibile che va valorizzata. E lo Scalice Castello non ha più corsie, ha camere, ha posti letto dedicati, ha una condizione ambientale invidiabile. Da quel punto di vista è un grande ospedale. Certamente i grandi ospedali, però, per continuare a essere a livelli di eccellenza, come sarebbe teoricamente Città di Castello, perché è fra i 4 ospedali di eccellenza in questa regione, almeno sulla carta, va continuamente supportato e robustito. C'è stata una moria di primari, moria nel senso delle pensioni ovviamente, di dirigenti importanti, e quelli vanno sostituiti anche velocemente, e questo non mi pare stia accadendo con velocità. Ci sono vicende come quella della radioterapia, che è stata sollevata non da un partito, ma dall'associazione Antotevere contro il cancro, dal suo presidente Cesarotti, che è un'eccellenza assoluta la radioterapia di Città di Castello, e che è diventata struttura semplice, o diventerà struttura semplice, e questo non va bene. Poi è chiaro che purtroppo rispetto a 20 anni fa i tempi sono cambiati, le risorse ahimè non sono più illimitate,
In Umbria continua a esistere ancora un pulviscolo di piccole e medie strutture che andrebbero razionalizzate per indirizzare le risorse tutte sulle strutture invece più omnicomprensive. È chiaro che da questo punto di vista non è solo colpa della regione, il problema è più complesso e non va demonizzata neanche l'attività privata. Io voglio essere molto chiaro su questo, io sono per la sanità pubblica tutta la vita, per un fatto storico, culturale, sentimentale, ideologico, però è chiaro che se l'attività privata, come accade in qualche regione, si affianca a quella pubblica, la supporta, ne velocizza alcune procedure, alcuni casi, con convenzioni però, per cui il cittadino non deve pagare, perché sennò diventiamo, facciamo come negli Stati Uniti, dove la sanità e dove si curano solo quelli che pagano, e questo non è accettabile, figuriamoci per un socialista, non è accettabile, sanità deve essere gratuita o comunque costare il minimo indispensabile. Se il privato viene messo al servizio del pubblico, ben venga anche il privato, però al servizio del pubblico. Sì, con le convenzioni. Se invece, no? Se invece si sostituisce il pubblico e a quel punto, ahimè, il cittadino deve pagare lautamente le prestazioni e il discorso diventa molto più complesso. Ma come sfondi una porta aperta? Perché io sono convinto che qualora il pubblico non riesca ad abbattere le liste d'attesa e qualora il privato riesca a far sì che un diciamo, servizio, una visita specialistica la possa far prima, per chi non se lo può permettere, ecco. Tu vai dal privato e entri in convenzione con il pubblico. Sì, ecco, ma la condizione sine qua non è quella. Perfetto che siano convenzioni, cioè certo. Che il privato sia di supporto al pubblico, non si sostituisca adesso, soprattutto imponendo poi prezzi, costi, che il privato è inevitabile. Beh, a Città di Castello ne sono nate altre due importanti. Sì, certo, ma sono sicuramente di qualità, però ripeto, è importante che il cittadino non debba andare a pagare cifre esorbitanti per garantire la propria salute e quella dei suoi cari. Questo sarebbe un arretramento spaventoso. Allora, senti, altra questione che mi piace e sorrido è la E78. Sì. Allora, anche qui, no, io ero bambino, tu hai qualche anno più di me, non tanto. Ero bambino anch'io. Eri bambino anche te. Sì. E io già mi immaginavo di poter prenderla quando avevo la macchina per andare con più velocità nell'Adriatico. Detto questo, credo un anno e mezzo fa di questi tempi, forse prima, verso dicembre, ci fu una conferenza in cui si paventava che la E78 fosse prossima a vedere la luce. Sì. Ed è passato un anno e mezzo, poi sì. Invece era, diciamo, l'ok alla pianificazione per cercare di chiudere questo 7% che manca, perché dall'Olmo a San Giustino il famoso 7% che manca per finire è pochissimo, però anche lì no, si è persa l'occasione tanti anni fa. Ma se sono perse tante le occasioni. Sì, però a questo punto sulle 78 a questo punto, cioè, voglio dire, come è procrastinabile un'infrastruttura di questo? Allora, intanto chiariamo questo aspetto. Il tratto che interessa, che purtroppo è quello che interessa a noi, perché il tratto che manca, il nostro, sì, sì, è brevissimo. Sì, sono 5 chilometri. No, sono un po' di più, ma ma 7 più o meno, dai. Se adesso... Diciamo che è un tratto infinitesimale, per cui è ancora più grave che non sia stato realizzato. Io ho visto 7, 8, 10, neanche mi ricordo più, progetti. Con cambiamenti di tracciato, inversioni, perché poi sai, dopo ci sono intubamento della poi ci sono i comitati che nascono, quello che protesta, quell'altro che non accetta. Alla fine si è arrivati a un minimo comune denominatore su un tracciato. I costi sono, ripeto, rispetto all'opera complessiva, molto bassi per quanto riguarda la nostra zona. E credo che sia auspicabile che venga completata, io credo che verrà completata anche abbastanza presto. Il problema è un altro, che oramai nasce vecchia. Sì, è vero. Nasce vecchia, perché è un progetto di 40 anni fa. Sì, sì. Ora ci sono tante altre strade, tante altre possibilità
di collegamento, per cui rischia di nascere vecchia perché appunto si è aspettato troppo, troppo tempo. Senti Luciano, mi toglie una curiosità, ma questa attesa infinita che poi ha favorito il quadrilatero di Follini, cioè, ma allora è stata una scelta tattica imposta, perché con il senno di poi quello che doveva venire fuori qua è venuto fuori da un'altra parte dell'Umbria, certo. E l'altra parte dell'Umbria si è avvicinata fortemente al PIL dell'Alto Tevere, no? Nel commercio. Perché i sindaci tutti insieme non hanno davvero battuto i pugni sul tavolo e hanno preteso che fosse quella la prima infrastruttura da chiudere? Beh, questa è una bella domanda. No, te lo dico perché tu sei un politico di lungo corso. Perché sui tavoli che contano ad un certo punto si arrivava lì tutti con un'idea? È come quello che entra Papa ed esce cardinale, no? Sì, no, cioè, beh, però lì le logiche beh, di in questo caso parroco. Sì, le logiche di partito hanno avuto il sopravvento verso l'esigenza di un territorio. Ma più che logiche di partito, io credo che siano state logiche, proprio come hai detto tu, di territorio. Per molti anni si è voluto dare la prevalenza a livello regionale, moltissimi anni, ad altre infrastrutture, da quadrilatero in primo luogo. Per cui l'area, diciamo, centro-sud dell'Umbria è stata enormemente potenziata da questo punto di vista, no? In passato la città umbra che andava al mare più velocemente eravamo noi. Sì. Oggi... Oddio, anche se dovevamo fare la Pechia. Sì, sì, appunto, pensa tu. Però eravamo vicini. Sì, sì, noi sì. Oggi ci sono città umbre che vanno al mare, magari non a Torrette o a Fano, ma un po' più giù. In 45-50 minuti. In 40-50 minuti. Questo è indicativo, perché poi le chiacchiere da questo punto di vista stanno a zero, insomma, bisogna guardare i fatti. C'è stata sicuramente una inadeguatezza, forse anche un'ingenuità, di tanti amministratori altotiberini. Mi ricordo quando litigavano i sindaci fra loro, si tracciati sui percorsi, mentre litigavano si tracciati i percorsi, i soldi andavano da un'altra parte. Però ora questa cosa non esiste più, perché il tracciato è stato individuato, è auspicabile che venga realizzata, anche se, ripeto, rischia di nascere vecchia, secondo me. Ah, sicuramente nasce vecchia, perché è un'infrastruttura pensata 40 anni fa con un flusso di 40 anni fa, figurati oggi se regge quel flusso, no, non lo può reggere. Poi pensiamo al ruolo che svolge la tanto bistrattata dei 45, costantemente oggetto di lavori, di interventi, per cui per andare a Perugia ci mettiamo un'ora oggi, perché sono tutti lavori in corso. Senza le 45 probabilmente anche lo sviluppo economico del nostro territorio sarebbe stato molto più difficile. Le infrastrutture sono fondamentali. Senti Luciano, questione FCU. Sì. Ci si arriva in fondo. Allora, io mi divido fra San Sepolcro e San Giustino. Sì. No? Non si può neanche più. Una volta prendevamo con mio figlio quel pezzettino di ferrovia per fare una passeggiata, ora non si fa neanche più quello, perché però no, anche lì sono passati quanti anni dalla chiusura. Tu eri il primo sindaco e il primo mandato Bacchetta, se no era sì, sì. Però, fine primo mandato, inizio del secondo. Sì, beh, lì noi diciamo questo, che abbiamo fatto una specie di miracolo, fra virgolette, in mezzo a tante difficoltà, perché la tratta Città di Castello Perugia è stata rimessa in sesto. No, però sono partita Città di Castello, escludendo San Giustino e San Sepolcro, senza capire, che invece il tratto, diciamo, che arriva fino alla Toscana, per la E45 è vitale, perché paradossalmente è quello che la caratterizza di più. È vero. È il tratto che lega il nostro territorio a quello toscano. Quanti ragazzi di Città di Castello andavano a scuola a San Sepolcro in treno e viceversa? Tantissimi. Era un fatto sociale prima ancora che di trasporti, per cui io credo che quella tratta, quel pezzo di tratta vada ripristinato quanto prima. E ovviamente oggi sono tutte queste norme di sicurezza, per carità, più che legittime, ma che creano molti problemi operativi, e che anche il tratto che ci porta fino a Perugia, che pure è stato ripristinato, però deve essere più veloce, non certo. Può essere così lento. Certo, se no diventa impraticabile. Impraticabile, e poi non c'è più l'utenza, perché ovviamente oggi
tutti o quasi hanno l'automobile, per cui la concorrenza del traffico su gomma è nettamente aumentata rispetto a quella sul ferro, mentre invece il ferro va valorizzato perché anche dal punto di vista ambientale credo che sia molto utile. Senti, e ora bella domanda te la devo fare, dai. Sì. Però posso fartela? Ci mancherebbe, tutte. Ci sono tante persone che ti stanno spingendo fortemente per rimetterti in gioco in una candidatura per le prossime regionali. Tu mi avevi detto... Qualcuno? Sì, in tanti. Tu mi avevi detto 2 anni fa, io mi devo prendere un anno sabbatico, perché devo capire, no? So che in questi 2 anni hai comunque continuato a fare politica attiva anche... Però probabilmente potrebbero essere addirittura anticipate le regionali per sì, fare giugno, all'election. Dicono. Quindi tanto tempo non c'è. Che dici, Luciano Bacchetta ci sta pensando? Beh, non nego che ci sto pensando, perché mi sembra anche giusto. Oggi Città di Castello ha tre consiglieri regionali. Sì. Quattro, vedi, ho perso anche il conto. Uno dei PD e 3 della Lega. Sì, beh, tu li consideri di Città di Castello, diciamo dell'Alto Tevere. Ma no, sono di Città di Castello. Sì. La signora non è di Città di Castello, ma è che vive... C'è Castellari, c'è Mancini, che tu vivono, Mancini... Vivono a Città vivi di Castello, a Città di tutti Castello. E due. E Bettarelli vive a Città e Bettarelli di Castello. A Città di Castello, sì. Quindi insomma c'è una presenza significativa. Per cui credo che sia doveroso che Città di Castello continui ad avere questa presenza, non ha membri in giunta, Città di Castello, questo non va bene per la quarta città dell'Umbria, e non va bene assolutamente, al di là del colore politico di chi guida la regione, insomma, perché poi accadeva anche in passato, con la Lorenzetti, non ricordo per dire assessori di Città di Castello. Non ci dovrebbero essere stati assessori di sì, Città. Mi... Abbiamo tanti c'era onorevoli. C'era Rosi che era D'Umberti. Sì, abbiamo tanti onorevoli ma pochi consiglieri regionali. No, consiglieri regionali ne abbiamo tanti, 4. No, scusami, c'è stata la Fernanda Cecchini, no? Sì, che ha fatto, credo, un buon lavoro nel settore agricoltura, molto buono. Io credo che, vabbè, poi chiaramente dipende da tanti fattori, dalle alleanze, dalla coalizione, dai candidati, perché poi ovviamente abbiamo tutti simpatie, antipatie, parlo di politica, non di questioni personali. Per cui è chiaro che in una coalizione che mi convince o nella quale mi potrei trovare a mio agio, io è possibile che mi candidi. Se non sono convinto delle proposte, dei progetti, è pazienza, insomma. Senti, perché nel centro-sinistra si parla di campo largo, tanto sì. Largo, cioè io so che tu arrivi fino ad un certo punto, però ad un certo punto ti fermi. Cioè, tu... Beh, il campo largo è, vediamo, un'opzione che in campo, visto che anche ieri è stata presentata a sì, livello una proposta, regionale, sì. Questa alleata PD, 5 Stelle, eccetera, e che devo dire, cerchiamo di capire di che si tratta, perché poi non bisogna mai essere prevenuti, cerchiamo di capire di cosa si tratta, che progettualità, che proposte vengono avanti, perché poi è chiaro, ognuno ha la sua storia e soprattutto ognuno ha la sua dignità che non può portare al macero, insomma, in nessun caso, per cui farò come tutte le mie valutazioni, sapendo che ovviamente se si scende in campo si deve essere convinti della bontà della proposta che si va a appoggiare, se no è mica obbligatorio. Vabbè, vedremo. Senti, regionali, ma non solo, perché ci sono anche alcuni comuni dell'Alto Tevere che vanno al ben quattro comuni dell'Alto Tevere che vanno al voto. Di questi 4 comuni dell'Alto Tevere, quello più vicino a me è quello di San Giustino, poi c'è Citerna, che è anche il più grande, poi c'è Citerna, Montone e Pietralunga. Ammetto che negli altri comuni faccio difficoltà ad orientarmi, non per cattiveria, non me ne vogliate amici di Citerna, Montone e Pietralunga, su San Giustino faccio difficoltà ad orientarmi perché ci sto sempre meno, però t'aspettavi 3 liste? Onestamente no, devo essere sincero, io su San Giustino pensavo, diciamo, a un classico duello centrodestra-centrosinistra, ma oramai la politica è diventata anche questo,
sempre più prevalgono, come dire, la voglia di fare proposte autonome, diverse, libere, per cui è chiaro che ci possono essere 3, 4, 5, 6 candidati, insomma, no? E ci sta, certo, su San Giustino la presenza di un terzo candidato chiaramente scompagina un po' i giochi e rende queste elezioni un pochino più imprevedibili come risultato. Però la democrazia è questa, bisogna prenderne atto. Allora, due so che sono tuoi amici, no? Veschi e Buschi. Sì, sì. Il terzo non credo tu lo conosca. No, non lo conosco. Non lo conosco. Il candidato di sinistra non lo conosco. Allora, lo schema, a quanto ho capito, è sinistra, destra, centro. Buschi sarebbe centro. Buschi è centro, lo ha dichiarato. Mi fai un'analisi, se lo vuoi fare anche per quanto riguarda la Lega, ma di quello che secondo te possono dare tutti e tre alla politica dell'Alto Tevere, che ha tanto bisogno davvero di avere una spinta forte perugia-centrica, sì. Perché mentre Città di Castello è riuscita ad attrarre tanto, San Giustino è riuscita a fare un buon lavoro, ma è sempre stata un po' considerata l'ultimo comune della regione, per chiaramente quasi toscana, diciamo quasi toscana, come Sansepolcro è sempre stata considerata quasi Umbria. Quasi Umbria. Che campagna elettorale ti aspetti? Cioè, allora, vediamo un po', Veschi, candidato di sostanza, d'esperienza. Sì, di grande esperienza, come del resto Buschi però, entrambi hanno avuto esperienza, addirittura beh, forse hanno governato anche insieme. Sì, sì, vice sindaco e sindaco. Quindi figuriamoci. Beh, io credo che siano persone valide, sul piano, a parte su quello personale ovviamente, e sul quale non si può mai entrare per correttezza, sul piano politico sono persone valide, capaci. Io credo che sarebbe auspicabile una, come dire, ricomposizione, non so come che termine usare, però è ovvio che se poi le sensibilità sono diverse non c'è nulla da fare, è meglio la chiarezza che un accordo al ribasso o un accordo che invece poi crea problemi successivamente. Per cui se sono sensibilità diverse è chiaro che andranno a un confronto elettorale, che spero non sia uno scontro, anzi sicuramente non sarà uno scontro perché parliamo di persone intelligenti. È chiaro che se nascono poi posizioni diverse, anche sul piano amministrativo, il confronto politico diventa inevitabile, anche dividersi. Fra l'altro San Giustino ha una grande tradizione di buone amministrazioni. San Giustino ha avuto sindaci bravi, seri, capaci, è un comune, come dire, complesso perché è fatto di tre grandi realtà che si equivalgono sul piano numerico, però è un comune dove ci sono aziende molto importanti, fra le più importanti non solo dell'Umbria ma d'Italia, e questo è dovuto alla capacità non solo degli imprenditori ma anche di chi ha amministrato questo comune, per cui ha una grande tradizione che non va sprecata, San Giustino, non va sprecata. Perché penso che anche le figure del passato stiano lì a raccontare una storia di valore che va sicuramente apprezzata. Ora chiaramente tre candidati creano, mi pare che sia la prima volta forse. Stato un passaggio quando Andrea Taddei in quota al Movimento 5 Stelle scese in campo, sì. Lì ci furono tre candidati. 5 Stelle, ma era ovvio, no? 5 Stelle in quella fase era antitetica a tutte le altre forze politiche, quindi è chiaro che andava per conto suo. E diciamo che è un'anomalia, una novità assoluta, che però potrebbe essere anche interessante alla fine. Ma come Partito Socialista, che comunque San Giustino ha una gran bella tradizione, una grande tradizione, ricordiamoci sempre che San Giustino ha avuto, da quando mi ricordo io, due sindaci socialisti. Uno è stato di sicuro, Pietro Mosconi, Mosconi di Selci. E Olivo Ganganelli di Lama. E il terzo, ce n'è un altro, aiutami, che è stato anche presidente della Muzzibetti subito prima della Frullani. Ve lo volevo dire prima, non mi ricorderò. I socialisti hanno già scelto? I socialisti
Ci sarà un incontro giovedì sera nel quale si confronteranno, chiaramente, come dire, l'hai detto tu, noi abbiamo una grande storia, una grande tradizione, ahimè oggi un po' dispersa, per usare un eufemismo. Quindi va ricostituito un minimo di tessuto organizzativo, politico, per affermare la nostra presenza. Ci sarà un incontro presto, mi pare tra qualche giorno, e in quella mi pare giovedì, e in quella sede discuteranno il da farsi, insomma. Ovviamente la collocazione non può che essere in un campo riformista, perché questa è la nostra storia, e il campo riformista non è che poi sia così ampio, per cui bisogna comprendere. Beh, allora, credo di aver capito questo. C'è Veschi che fa parte, allora io credo di aver capito che quella è la sinistra, no? O centro-sinistra. C'è Buschi che è al centro e c'è la destra, che è Lega e Fratelli d'Italia. Credo, ancora non ho, diciamo, notizie circa il posizionamento di Forza Italia, perché nei vari comunicati che escono si legge sempre Lega Fratelli d'Italia, Lega Fratelli d'Italia. Credo che ci sarà un confronto anche con Forza Italia. Poi c'è davvero però, come dicevi, Buschi, che è un politico oramai d'esperienza, che porta una novità, che è questo centro, ok? Che pare pescare da una parte e dall'altra. Quel famoso 45% di persone che non vanno a votare potrebbero essere, perché sappiamo che quel 45% di persone hanno comunque avuto il centro-sinistra e il centro-destra. E in passato hanno votato. E in passato hanno votato. E in questo momento non hanno più votato. È lì che si gioca la partita. E la novità di queste tre forze deve andare davvero a coinvolgere quel tipo di elettorato. Cioè gli indecisi, quelli che non hanno più voglia di votare, quelli che non credono più che comunque il voto possa esprimere un cambiamento. È lì che si gioca la partita, sulla terra di nessuno. Ma sicuramente recuperare una parte di astensionismo, anche se ovviamente non è possibile recuperarlo tutto, sarebbe la carta vincente di qualunque candidato, perché l'astensionismo è così alto oggi che diventa il primo partito del nostro paese, quindi anche dei territori dell'Alto Tevere. E certo, quella è una partita fondamentale. Chi riesce a recuperare l'astensione, chi riesce a essere più credibile rispetto a chi non va a votare, ha ottime chance. Ripeto, tre candidati, essendo un turno unico, perché non è come il Castello dove c'è il ballottaggio, tre candidati, essendo un turno unico, basta un voto in più, perché non vince il 51%, no. Vince chi prende un voto in più, certo. E quindi una partita apertissima, complicata, sì, anche perché poi la destra mi pare che in passato abbia sfiorato la vittoria, insomma, no? A San Giustino, e due legislature, sì, 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 sì. Quindi tre legislature, pare, sono, non mi ricordo, sì, sì, bene, ma mi ricordo che mi rimase impressa questa cosa, e per cui è chiaro che anche la destra ha potenzialità da non sottovalutare, poi l'avversario non va mai sottovalutato. Mai, questo mai. Ma mi ha fatto piacere rivederti. Grazie, anche io a me. Io chissà se potrò, e se poi ti candiderai non potrò più, ti richiamerò, che dire... È sempre un bel parlare con Luciano. Grazie, grazie. Molto gentile. Grazie, allora, grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. In primo piano torna lunedì prossimo. Buon proseguimento di serata. Grazie.